È il momento dei saluti. I saluti il nostro lettore ce le farà più tardi, perché lui è a lezione a Sesto Fiorentino, per cui, come deve fare ogni rettore, dà priorità agli studenti e non ai professori. Io vi ringrazio molto di essere qui in quest'anno di bilancio e do la parola in rappresentanza del Comune di Firenze Alessia Bettini, che ci sarà anche nel pomeriggio, diciamo, nella tavola rotonda, dove affronteremo il problema che interessa i cittadini. Ma questa città è ancora a rischio idraulico o possiamo stare tranquilli, come si dice? Prego. Sì, buongiorno a tutti. Io sono molto contenta di portare i saluti dell'amministrazione comunale e del sindaco a questo convegno che tra l'altro appunto chiude tutta una serie di iniziative che sono iniziate l'anno scorso per la celebrazione e la commemorazione appunto del 50° anniversario dell'alluvione di Firenze. Ora l'alluvione del 66 è da tutti riconosciuta come l'alluvione più famosa del mondo e devo dire che il comitato, che è nato appunto nel 2013 copresieduto dal sindaco Nardella e poi dal presidente Rossi, ha collaborato per la realizzazione di tantissime attività e iniziative e le voglio ricordare alcune. Il Consiglio Comunale straordinario del 4 novembre dell'anno scorso, come omaggio appunto delle istituzioni cittadine, il raduno degli Angeli del Fango, con il ritorno in città di circa 2.000 volontari, a cui va davvero il nostro ringraziamento più profondo, gli Angeli del Fango appunto che 50 anni fa aiutarono questa città a risollevarsi. A loro è stato dedicato il francobollo postale ufficiale, con raffigurato il disegno vincitore del concorso tra le scuole fiorentine, anche questa è una bella iniziativa che ha fatto il comitato. Voglio ricordare la cerimonia ufficiale di commemorazione alla presenza del Presidente della Repubblica e la riproposizione di contenuti storici come il restauro di importanti video documentali dell'epoca e la raccolta di contenuti fotografici tra la popolazione che ha portato proprio in questi giorni alla costituzione del centro di documentazione sulle alluvioni di Firenze da parte dell'Università di Firenze. Anche questo è un contributo importante di documentazione che non c'era. Ma voglio anche ricordare la mostra La bellezza salvata a Palazzo Medici Riccardi, che ha permesso di documentare il grande lavoro di restauro delle opere alluvionate. E poi ancora l'attività di informazione e comunicazione attraverso il portale toscana.firenze.2016. Quindi ho ricordato soltanto alcune delle iniziative importanti dell'ultimo anno. Io voglio anche ricordare che questo non è stato soltanto un lavoro, seppur doveroso, di commemorazione e di ricordo, ma soprattutto anche una presa di coscienza di quanto impegno è necessario per la messa in sicurezza idraulica della nostra città. Quindi, grazie ad un lavoro di squadra di tutte le istituzioni coinvolte, in primis il Governo, la Regione Toscana, la Città Metropolitana di Firenze e i Comuni limitrofi, sono stati per la prima volta dopo 50 anni programmati e in parte anche avviati tutta una serie di lavori fondamentali per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico nell'area fiorentina. In particolare, e questo lo voglio ricordare, al fine di ridurre il rischio nell'abitato di Firenze è prevista la realizzazione di 4 casse di espansione, che sono poi quelli di Pizziconi, di Leccio, di Prulli e di Restone, che sono localizzate nel comune di Figline Valdarno e che verranno appunto realizzate dalla Regione Toscana tramite stralci funzionali. Al sistema poi delle casse di laminazione di Figline Valdarno si aggiunge l'intervento importante di adeguamento della diga di Levane. Quindi sono stati impiegati appunto, e qui c'è il rappresentante di Italia Sicura, attraverso il Piano Nazionale di Italia Sicura, per questi interventi circa 74 milioni, a cui poi si aggiungono altri, quindi complessivamente si parla di 120 milioni di euro per la riduzione del rischio. Ecco. Io voglio ricordare che accanto a questi interventi importanti infrastrutturali, però, è stato fatto in questi anni anche un lavoro importante per la messa in sicurezza del nostro patrimonio artistico e quindi penso a tutti i piani di evacuazione importanti messi in atto, diciamo, dai nostri musei statali, ma anche, e su questo ci tengo, per i nostri musei fiorentini. Io voglio ricordare che noi stiamo lavorando in protezione civile e stiamo concludendo tutta una serie di incontri di formazione per i nostri volontari per mettere in sicurezza il patrimonio del Museo Bardini. È un esperimento pilota, stiamo partendo appunto dal Museo Bardini e vorremmo continuare appunto per gli altri musei comunali nei prossimi anni. Quindi quello che voglio dire è, come ci siamo detti tante volte, abbiamo cambiato verso.
grazie appunto all'intervento importante del governo della regione sono iniziati tutta una serie di opere infrastrutturali, però guardate, consentitemi, io ho anche la delega alla protezione civile e quindi questo ci tengo molto a dirlo. Noi dobbiamo dire che stiamo facendo e lo stiamo facendo tutto il possibile per ridurre il rischio, però non possiamo dire che c'è il rischio zero, perché credo che questo non sarebbe corretto nei confronti, diciamo, dei cittadini. Io credo davvero che sempre di più di fronte a questi cambiamenti climatici che sono molto seri e anche preoccupanti, noi dobbiamo sempre di più sviluppare anche una cultura di prevenzione di protezione civile. Io su questo ci credo molto, perché di fronte ad eventi estremi e che si stanno susseguendo con una frequenza sempre più veloce, io penso alla fotografia di questi giorni, noi abbiamo penso appunto agli uragani ultimi nei Caraibi che hanno portato a delle devastazioni impressionanti, penso agli incendi in California, in Portogallo, in Spagna e ora purtroppo anche in Piemonte, quindi scenari nuovi e per versi mersi imprevedibili. Ecco, allora, di fronte a questi scenari nuovi e imprevedibili, ribadisco, dobbiamo fare molto e investire molto anche sulla prevenzione e protezione civile. Su Firenze cerchiamo, e lo stiamo anche facendo, noi abbiamo fatto lo scorso anno l'esercitazione sul Mugnone, stiamo lavorando per fare il prossimo anno l'esercitazione sulla Greve e sul fiume Ema. In questi giorni stiamo distribuendo nelle abitazioni lungo il tratto urbano classificato in P3 tutti gli opuscoli sul rischio alluvione, quindi dare informazione ai cittadini e soprattutto insegnare ai cittadini come salvare la propria vita in alcuni casi e quali sono le buone pratiche da mettere in campo di fronte appunto a tutto questo. Sembra banale, però sono tutta una serie di acquisizioni di informazioni che vanno metabolizzate prima e quindi davvero questo aspetto della protezione, della prevenzione, io credo che sia altrettanto importante quanto la realizzazione delle opere infrastrutturali. Voglio anche ricordare che noi con il consorzio di bonifica, vedo qui il direttore, abbiamo approvato la scorsa settimana un piano di attività importante per circa 6 milioni di euro che va a fare un lavoro di manutenzione, di riqualificazione dei nostri corsi d'acqua principali e anche una serie di opere infrastrutturali importanti. Penso che già se ne vedano un po' i lavori sia sull'Arno ma anche appunto sul Tersole e sul Mugnone. Vogliamo però anche per esempio realizzare delle piste di servizio, perché ci siamo detti tante volte che i corsi d'acqua non devono soltanto rappresentare per i cittadini una discarica oppure un luogo di pericolo, ma noi vogliamo recuperarli, vogliamo che siano fruibili, che diventino dei bei percorsi anche naturalistici e anche dei percorsi diciamo artistici, perché dall'Arno oppure dal Terzole si possono recuperare delle prospettive di bellezza della nostra città e dei nostri quartieri. Quindi anche su questo ci stiamo impegnando con il Consorzio Benefica per realizzare tutta una serie di piste di servizio che ci auguriamo diventino davvero dei nuovi percorsi all'interno della città. E poi ancora, ci tengo a dirlo, anche dopo l'episodio dell'alluvione di Livorno, stiamo facendo insieme alla Protezione Civile, al Consorzio di Bonifica e alla Direzione Ambiente tutto un lavoro di ricerca e di documentazione di quelli che sono i canali e i corsi d'acqua tombinati. Perché davvero noi vogliamo ricostruire che cosa c'è sotto anche le nostre abitazioni e anche su quello poi informare sempre di più in futuro i nostri cittadini. Quindi tante azioni che vanno nella direzione della prevenzione. Io vorrei concludere con una riflessione. Questo convegno si chiama Un anniversario diverso. E, guardate, secondo me lo è, perché se guardiamo in questi giorni l'Arno, piuttosto che il Mugnone e il Terzolo, io vi devo dire che, mi prende un po' di sgomento, perché questo fiume e il nostro Arno in questo momento non c'è acqua e sembra quasi privato della propria dignità e della propria identità. E se penso allo scenario dell'anno scorso, è impressionante, io mi ricordo il 6 novembre che ero lì con il direttore generale lungo la sponda perché c'era quella grosso, c'erano state appunto più forti piogge e quindi c'era una bella piena. Ecco, se ripenso che è passato solo un anno, è uno scenario completamente diverso che ci deve, credo, davvero appunto tutti far riflettere. Però ribadisco, noi dobbiamo essere pronti
perché sempre di più ci dovremo confrontare con questi, diciamo, scenari nuovi e quindi davvero mettere in atto tutto quello che ho detto prima. E voglio concludere con un ringraziamento davvero sincero al professore Federici, al professor Primicerio e a tutti quelli che attivamente si sono davvero operativamente messi in campo in quest'ultimo anno, perché guardate, io appartengo, lo dico sempre, a quella generazione nel 66 non c'era e ho sempre sentito parlare dell'alluvione, ma alla fine non ho mai capito bene che cosa fosse successo nel 66 e io vi devo dire, da cittadina prima ancora che da amministratrice, grazie a questo lavoro importante di questo anno ho avuto modo di, come dire, riacquisire un bagaglio di conoscenze che prima non avevo e che credo che sia molto importante, perché poi davvero soltanto dalla conoscenza del passato poi si riesce a fare anche una buona politica di programmazione per il futuro e avere più chiaro anche la visione del futuro. E quindi io davvero ringrazio tutti voi per questo lavoro importante di documentazione che avete fatto, che sicuramente sarà utile a noi e alle generazioni future. E su questo sono convinta vi si ringrazierà ancora di più fra qualche anno, perché è un lavoro di testimonianza importantissimo che rimane e che veramente io vi ringrazio a nome della città e anche mio personale, è stato anche da un punto di vista umano un bel bagaglio che mi porterò con me. Quindi buon lavoro e grazie davvero a tutti.